E adesso, come vi dicevo, andiamo a parlare di lavoro, perché sapete che il tasso appunto di disoccupazione è altissimo, però c'è chi si reinventa nel lavoro ed è una formula che funziona davvero molto. Lo facciamo con degli ospiti. Buongiorno a Luigi Brugnaro, presidente di Assolavoro, grazie di essere a TG2 insieme. Grazie a voi. E poi ancora Filippo Lamantia, buongiorno, grazie di essere grazie qui. A voi. E poi invece anche Rosalina Dallago, che lei, se non sbaglio, era architetto, no? No. E che, no, perché Sciuscià? Come siamo diventati Sciuscià? Per la passione per le scarpe mie inizialmente, poi ovviamente ho deciso di farlo anche per gli altri. È diventato un lavoro questo? Assolutamente. E quindi ecco, questo è già un modo di reinventarsi, no? Perché nella vita a un certo punto si può anche cambiare passo. È così, Filippo? Assolutamente. Io sono un promotore, sponsor, è un mantra per me. Tutto quello che vuoi fare lo puoi fare, tutto qui. Bello questo, tutto quello sì, che vuoi fare lo puoi fare. È d'accordissimo anche il presidente ovviamente di Assolavoro, immagino, perché ieri abbiamo fatto una chiacchierata proprio su questo, vero? Sì, sì, io credo che sia proprio il momento in cui ci vuole coraggio, bisogna dire ai ragazzi, ai giovani soprattutto, ma non solo a loro, che se si vuol fare una cosa fortemente nell'ambito della legalità, del diritto, del rispetto degli altri, ovviamente... Questo mi pare scontato. Si può fare, anzi forse si deve fare. L'Italia ha bisogno di loro, di voi, di queste persone qua, sì. E qui abbiamo due esempi magnifici, diciamo, proprio in questo senso, che poi andremo a sviscerare meglio, perché io invece voglio invitarvi, intanto appunto al nostro pubblico a casa e a tutti insieme, a vedere questo servizio che ha curato per noi Stefania Conti, e vediamo anche qui che bella realtà che è nata proprio dal niente. Vediamo un po' che cosa è accaduto. È l'incubo nazionale. La definizione è del presidente del Consiglio Letta e si riferisce alla disoccupazione giovanile. Nel 2012, in effetti, il tasso è stato pari al 35,3% e la prima metà del 2013 ha registrato un ulteriore rialzo. E la cosa riguarda in egual modo maschi e femmine. Ma se qualcosa di positivo può esserci in questo quadro desolante, è che i ragazzi a volte si rimboccano le maniche e provano a costruirsi il lavoro da soli. Secondo i dati dell'Unioncamere, delle quasi 300.000 imprese nate tra l'inizio del 2013 e settembre, oltre 100.000, ovvero quasi il 44%, ha alla guida uno o più giovani. Giovani che non si rassegnano a lasciare l'Italia. Io sono voluto restare qui nel nostro paese perché amo il mio paese e porto il prodotto in giro per tutto il mondo. Giuseppe produce birra in questa meravigliosa valle marchigiana. Ha avuto una serie di premi e riconoscimenti internazionali, anche in Germania, che è un po' come dire vendere un frigorifero al Polo Nord. L'attività nasce da una sua passione e, caso non frequentissimo, ha trovato una banca che lo ha finanziato. In 6 anni di vita la sua fabbrica ha già assunto una decina di operai. Sono riuscito praticamente a realizzare questa birreria nel 2007. Abbiamo iniziato a commercializzarla nel 2008 e oggi chiaramente siamo presenti nel mercato. Il successo di questa birra, ci sono diversi fattori. Intanto sicuramente è l'acqua di Montenerone, che è un'acqua straordinaria per la produzione della birra. Poi abbiamo un'azienda agricola dove facciamo la coltivazione delle nostre materie prime, del nostro cereale per produrre la birra, che è l'orzo, che è anche il cereale più pregiato per produrre questo tipo di birra. E in più poi il successo va anche a tutta la squadra che lavora intorno a questa azienda. E sicuramente la bellezza dei nostri posti fa vendere anche un prodotto. Avete visto, come vi dicevo, questa è una delle tante storie, però appunto io adesso voglio chiamare in causa Filippo, no? Perché a un certo punto della sua vita che cosa accade? Intanto eri telereporter, se non sbaglio. Fotoreporter, esatto. Ho fotografato tutta la guerra di mafia a Palermo negli anni 70-80, ecco. Però avevo sempre questa passione per la cucina, per le tradizioni, ero sempre curioso di andare in giro per osterie, taverne, ma non a bere, perché sono anche astemio, tra l'altro. Però mi intrippava il concetto di cucina povera che da mangiare a tanta gente con pochissimi prodotti. Quindi era il concetto della famiglia.
E da lì poi un giorno dissi: da oggi faccio il cuoco. Mi sono comprato una giacca bianca e ho iniziato a cucinare. Ma quindi basta a Roma, la passione, no, però guarda, io a Roma non conoscevo nessuno. Inutile che tutti praticamente, perché qua i bip, io a Roma non conoscevo nessuno. È nato tutto dalle mie mani, stop. Perché dal, diciamo, dal Filippo nasce a Palermo, no? Quindi ecco perché ci Palermo dicevi. E quando sento che l'hotel delle Palme chiude, mi viene oggi da cuoco e da ristoratore dentro alberghi una tristezza infinita, perché quel posto è pazzesco, è che Palermo c'ha una sorta di non so che cosa, guarda, è incredibile. Però ecco, qui magari servirebbe proprio, Presidente di Assolavoro, lei che appunto ci diceva, serve proprio la grande volontà di fare, la grande determinazione a volte nella vita, è vero? Sì, secondo me lui rappresenta proprio bene la passione, cioè si sente che c'è una sfida con se stesso prima che con gli altri, e questo è il segreto del successo, cioè il successo prima lo devi cercare dentro di te e poi gli altri te lo riconoscono, non è da invertire la prova, cioè per cui nel momento in cui lui sta bene e una persona prende una decisione, che non è detto che debba essere sempre e per sempre, è un percorso, la vita è un percorso. Questa è una cosa che io consiglio sempre a tanti ragazzi, cioè guardatevi dentro prima di tutti i percorsi, facciamoli dentro di noi. E tutti gli aiuti che abbiamo, tutte le cose che ci possono essere date dalla famiglia, dai nostri amici, le sensazioni, le cose che sentiamo dentro, coltiviamole con coraggio, ripeto, con coraggio. Perché io, a proposito di questo, vi voglio far vedere delle grafiche che abbiamo, perché sono dati di Union Camere insieme al Ministero del Lavoro, dove appunto si dice che ci sono 47.000 posti di lavoro che non sono occupati. Tra le figure professionali, eccolo, se torniamo a quello indietro, tra le figure professionali mancanti ci sono esperti software, gestione aziendale, analisti programmatori, disegnatori tecnici, eccoli qua li vediamo, assistenti sociosanitari, educatori, cuochi. Non a caso abbiamo voluto anche Filippo qua, perché in effetti, allora mi chiedo, Presidente, com'è possibile che non si incontra la domanda con l'offerta? Perché poi ci sono possibilità. Perché bisogna essere sinceri, Filippo non l'ha detto, però è un lavoro faticoso, cioè proprio perché la passione lo aiuta, ma è un lavoro che ti porta lontano da casa alla domenica, ti porta da casa, lontano da casa il Natale, la Pasqua, quando gli altri lavorano, cioè quando gli altri si divertono tu stai lavorando. Ecco, l'attività che noi come agenzie per il lavoro facciamo con i giovani soprattutto, ma io vorrei dire anche a quelli che devono ricollocarsi, può darsi che la sfortuna di perdere il lavoro possa avere una fortuna piccola, che non auguriamo a nessuno, ma se c'è, leggiamola, certo, di potersi proprio riequilibrare. Può essere che la tua vita non doveva finire in fabbrica, non doveva finire su un ufficio polveroso, può darsi, o a farlo statale per forza. Può darsi che dentro di te ci sia qualcosa di più. Scopriamolo. Scopriamolo. Perché nell'occasione della crisi, invece che cadere sul divano, pensare che hai perso, non sei utile, non che sei ci si utile. Sente finiti in sì, qualche perché, modo. Certo, no? Perché il lavoro è fondamentale per le persone, per realizzarci, dobbiamo averlo. Però la difficoltà poi di accettare anche la fatica. Noi dobbiamo dire che il lavoro è anche fatica. Il successo arriva dopo. È troppo comodo dire a lui bravo oggi. Bisogna verificare cosa lui ha passato per dover far provare la sua, non so, creazione all'inizio. Lui stesso non sapeva se agli altri piaceva, per cui doveva. Certo. Cioè, in quei momenti ci sta la conoscenza di se stessi e lì poi sei fortissimo. Ecco, per esempio su questo, proprio Filippo Lamantia, dicevamo prima, diciamo, prima di entrare in studio, che spesso, no, la figura del cuoco, dello chef, viene vista nella chiave, diciamo, che oggi spesso viene sfruttata della televisione. Filippo dice attenzione, viene, no? Da ridere, guarda. Viene da ridere, guarda, io credo che in questo momento le persone che ci stanno guardando, alcuni staranno pensando sicuramente, ma questo che ci fa in televisione dovrebbe stare in cucina a cucinare, cioè quello è fisiologico, capito? Il fatto è che bisogna comunicare assolutamente bene a chi ci segue e a chi ci ascolta qual è il lavoro vero, in questo caso del cuoco, che io già ho elencato a voi praticamente in passato e quasi ogni giorno, capito? Cioè dietro ormai il cibo c'è un mondo parallelo che è fatto, come diceva appunto che l'amico qui
accanto, Luigi, cioè di fatica, cioè di esasperazione, di ansia, perché tutti quelli che vanno al ristorante hanno delle aspettative altissime nei nostri confronti, perché è la televisione, i media hanno pompato questa figura tantissimo, quindi a gestire anche il peso, ringraziando Dio, della televisione, dei giornali, delle radio, è pesante, ma lo facciamo in tanti perché i ragazzi hanno bisogno di informazioni. Esatto. Questo arriva dopo tantissimi anni che abbiamo fatto, sudato. Ma poi bisogna dire che comunque Filippo sei sempre al ristorante, 18 esatto. ore al giorno e mi trovate al ristorante. Cioè, infatti ho una faccia da ristorante, da quello che lavora praticamente sino a tardanotte. E invece Rosalina, appunto, sì, a proposito di questo, un'altra bellissima storia che deve dare proprio uno slancio ai giovani che ci sentono, perché qual è la storia di Rosalina? Che succede? Ma appunto io, occupandomi di ristorazione prima, in un momento di difficoltà, ho deciso di dare insomma una svolta alla mia vita, diciamo, professionale, e avevo questa passione per le scarpe, ho sempre curato e trattato le mie scarpe, quindi lo sapevo fare, e visto appunto che l'offerta non c'era, però c'era richiesta in questa nicchia, insomma, che mi riguarda, mi sono messa in gioco, tra le altre cose anche con preoccupazione, perché insomma separata con due figli e comunque senza termini di paragone, perché lustra scarpe non è che così a memoria se ne ricordano pochissimi. Esatto. E a proposito di fatica, vorrei legarmi appunto al loro discorso. Io sono 14 anni che faccio questa attività e grazie a voi, insomma, sono stata abbastanza nominata sui giornali, televisione, eccetera. Nessuno mi ha mai copiata. Come mai? Cioè, il mio è sicuramente un lavoro molto faticoso, perché io inizio la mattina alle 10 e fino alle 19 di sera sono seduta su un banchetto piegata in due dove mi sporco le mani, le macchio. Io quando esco, infatti, con i miei amici che mi dicono andiamo al cinema, andiamo... No, perché io prima ho bisogno di togliermi tutto ciò che è addosso, perché esco dalla bottega, come io la chiamo, e mi sento praticamente un meccanico, cioè sporca, mi sento, cioè, ovviamente la conseguenza di una giornata del di mio una lavoro, giornata di lavoro del esatto. mio lavoro che sporca molto, molto creme, tinte, cose, quindi io e poi tocco scarpe che non sono pulite, per cui insomma ho proprio la necessità. Io in 14 anni non sono mai stata copiata da nessuno, oltretutto a Milano, un bellissimo albergo del centro, molto vicino, anzi di fronte a Via di Monte Napoleone, la proprietaria, molto carina, affascinata da questa mia attività, mi ha contattata per aprire un corner all'interno del suo albergo, pronti con l'architetto dell'albergo, studiata l'arredamento... E tutto quanto appunto fosse necessario per attivare questa cosa, io in 6 mesi con intervento di uffici, agenzie interinali, non siamo riusciti a trovare il personale, per cui abbiamo dovuto rinunciare a questo progetto fantastico, perché su Milano è completamente una piazza completamente questo libera. Fa pensare in effetti, sì, lo sembra ci sta dicendo. Intanto vabbè, il grande sacrificio che ci sta raccontando Rosalina in questo caso, vero, tra l'altro lei mamma, due bambini, separata, quindi una situazione anche come donna complicata. Con Filippo invece si diceva anche per esempio il ruolo del cameriere. Ecco, che è un grande ruolo. Stavo pensando infatti mentre la signora parlava a quello che è successo da 2 settimane a questa parte, perché io ho preso, diciamo, che la gestione della ristorazione che di un grande albergo a Roma, no? Dopo 2 giorni, conoscendo la mole del lavoro che io porto dentro le strutture, certo, 6 persone più 2 l'altro ieri si sono licenziate. Ah, perché ecco, con gli stessi soldi che guadagnavano lì, esatto, vanno a lavorare in un albergo a 300 metri che praticamente non si fa, lavora meno. No, esatto. Ecco, quindi, allora io volevo dire che bisogna un po' riflettere molto su quello che ci siamo detti oggi, perché è vero, c'è il tasso di disoccupazione altissimo, però le possibilità ci sono, è non così, no, prego, Rosalina? Quindi magari di avere una grinta maggiore. Sì. Adesso io vado proprio per il nostro pubblico a casa a dire le offerte di lavoro, perché prendete carta e penna. 35 magazzinieri graditi, il possesso di patentino per la guida del muletto e la conoscenza del sistema AS400. Le sedi sono in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia. Tipo di contratto, somministrazione di lavoro. Per candidarsi talenti@umana.it. Ancora si cercano 10 store manager, varie province in Italia, assunzione a tempo determinato. Per candidarsi sistema moda@quanta.com.
Lavoro.com. È l'ultima nostra offerta di lavoro di oggi, 15 addetti alla ristorazione, Friuli, Venezia, Giulia e Piemonte, tipo di contratto, tempo determinato, per candidarsi www.randstad.it, lo avete visto nei nostri cartelli. Approfitto, vi ringrazio davvero, spero di avervi qua di nuovo a TG2 insieme, grazie al nostro presidente di Assolavoro, grazie a Filippo Mantia e anche a Rosalina per la vostra esperienza che avete portato qui e speriamo che tanti giovani possano imitarvi.